di un gruppo che vive guardando ovviamente al passato, ma dentro al passato soprattutto alcune esperienze che non sono neanche italiane, ma che sono di alcuni movimenti collaborazionisti dei nazisti durante il secondo conflitto mondiale. Forza Nuova in particolare guarda l'esperienza rumena della Guardia di Ferro, che fu un movimento antisemita che fece pogrom anti-ebraici e che collaborò con gli occupanti nazisti in Romania. Forza Nuova guarda questa esperienza, da cui cerca di trarre, se non addirittura copiare, anche gli aspetti organizzativi, per cui dà alle proprie cellule di base delle denominazioni che sono addirittura dei termini rumeni, che erano quelli che definivano le cellule paramilitari della Guardia di Ferro rumena, cuib. Cuib in italiano non esiste, è un termine rumeno che vuol dire nido, cuiburi al plurale, e copia da questa storia tutto ciò che è possibile copiare per cercare di, come dire, stare sulla scena politica, quindi una formazione non semplicemente neofascista, si potrebbe definire neonazista, come una sentenza di Cassazione ha stabilito, che ha la nostalgia addirittura di quanto di peggio in Europa abbiamo conosciuto, oltre il fascismo, il nazionalsocialismo con i suoi movimenti che collaborarono con lui. Una delle caratteristiche di Forza Nuova è che, oltre ad essere con questi tratti, è anche una formazione ultracattolica, è una formazione di integralisti cattolici, che mette al primo punto del proprio programma la cancellazione dell'aborto. Non so se avete visto, sabato c'è stato anche un banchetto di Forza Nuova in piazza Oberdan contro la dittatura omosessuale in Italia, cioè loro hanno delle fobie. C'è anche la campagna sulle scuole, su questo, sì, che stanno facendo. Il tentativo di entrare nelle scuole chiedendo agli studenti e agli insegnanti di denunciare queste derive di questo tipo. Quindi è una formazione che si muove su un piano, come dire, neanche originalissimo, che non è in questo momento incapace di produrre alleanze con altri, per cui è molto isolata, molto attiva, con un numero anche abbastanza modesto però di militanti. Io non credo che superino i 1000 in tutta Italia, con qualche punto di forza in questo momento in alcune aree geografiche del sud, forse la Sicilia. Più complicato e più